Prende ora la parola il sindaco del comune di Parma, Federico Pizzarotti. Buongiorno a tutti. Carissimi concittadine e concittadini, autorità istituzionali e religiose, intendo porgervi i miei più sentiti auguri di Natale e di felice anno nuovo. Questo è il mio primo incontro di fine anno insieme a voi e non nascondo un po' di emozione. È proprio vero quando si dice che il tempo non aspetti nessuno. Sono trascorsi 8 mesi dalle elezioni e ora se mi guardo indietro comprendo che quelli sono stati mesi intensi, vissuti con molta passione e di certo non facili per tutta la città. I problemi di ieri, come la disoccupazione giovanile, la crescente richiesta di una casa, le legittime esigenze degli studenti, l'impoverimento, la marginalizzazione sociale, sono infatti gli stessi di oggi e mi rendo conto del difficile momento storico in cui ci troviamo ad operare. Ma è con la speranza e con il ragionato ottimismo che guardo al futuro. Storicamente, infatti, è nei momenti più difficili che le comunità riescono a stringersi intorno alle cose che più contano nella vita. E noi, comunità, abbiamo grandi sfide davanti a noi e sicuramente molto ci sarà da fare nei prossimi anni. Visti i presupposti futuri e le difficoltà presenti, quest'anno a Natale, più che la bellezza e lo splendore di un cangiante albero natalizio, più che impegnare ingenti risorse economiche per una festa, ho pensato che fosse più importante lasciare il dono alla città di un piccolo grande messaggio, l'esigenza dei cittadini di unirsi contro l'avversità. L'albero di cui tanto si è parlato, infatti, non si accende tramite un freddo interruttore elettronico, ma con l'energia umana, con l'energia di tutti noi, semplicemente pedalando. La cosa che più mi ha fatto piacere è sapere che i bambini, prima ancora che gli adulti, hanno compreso questo importante aspetto. Il nostro è stato un gesto fatto con sincero sentimento, un sentimento rivolto anche all'ecosostenibilità e comunque dovuto al periodo di forte contrazione economica. Credo che sarebbe stato offensivo in questi casi usare maggiori risorse. Il messaggio è che se riuscissimo a fare qualcosa per la nostra comunità, infondendo energia positiva anche attraverso il più piccolo e insignificante gesto, che ai nostri occhi però rispetta un grande atto d'amore, allora possiamo dire di aver colto un'opportunità di crescita e di superamento delle difficoltà. Non credo che servano intuizioni profetiche per uscire da questa crisi così profonda, né abbiamo bisogno di profeti. Serve semplicemente il gesto e il sostegno di un'intera comunità, coesa, solidale. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi e alla nostra comunità. Permettetemi però di concedere un augurio in particolare. Il primo lo vorrei rivolgere ai giovani, perché il futuro sia migliore del presente, perché questa società pare si sia scordata di loro. Ed io mi sento un sindaco giovane e a loro vicino. Voglio ricordare che se provassimo a seguire un determinato orizzonte ideale, se con convinzione dimostrassimo di essere all'altezza delle nostre aspettative e superassimo le difficoltà incontrate lungo il percorso, riusciremmo ad avere tutto quello che insomma abbiamo sempre sognato e a cui abbiamo sempre voltato le spalle per paura di non farcela. Penso che anche la dimostrazione di questi risultati possano essere il fatto che con convincimento, se noi proviamo a guardare a quello che vogliamo raggiungere, possiamo raggiungerlo, anche se si pensa che siano obiettivi raggiungibili. Siete il futuro e al futuro si guarda sempre con speranza. Un secondo augurio lo vorrei rivolgere agli anziani. In una società come quella occidentale, sempre in continuo movimento, frenetica e a suo modo nevrotica, si pensa con superficialità agli anziani, che non siano una risorsa ma al contrario un peso. Invece noi vi consideriamo un patrimonio per la città di saggezza e conoscenza. Credo che una città che non guardi la terza età come una risorsa immensa di storia, di tradizione, di cultura, sia una città che non meriti né un presente né un futuro. Siete la nostra forza viva e l'unione tra quello che siamo stati e quello che potremo essere. Un terzo augurio lo vorrei rivolgere alle donne. È l'augurio più affettuoso che si possa esprimere. Siete la spina dorsale di questa società, donne, mamme, mogli e anche lavoratrici. La collettività, soprattutto oggi, ha un estremo bisogno di una visione femminile della vita, oggi al contrario incentrata fortemente sugli aspetti di un incosciente maschilismo. Troviamo il coraggio di sostenerla questa visione. Serve una visione che sia più armoniosa e misurata, sia più responsabile, più attenta ai reali bisogni della società in un momento di difficoltà come questo, meno individualista e meno personalista.
Questo è un grande desiderio che voglio esprimere alla città e che vorrei donare, che donassimo a se stessa. Vi ringrazio della presenza, dell'attenzione e auguro a tutti voi un felice anno nuovo e la speranza che il 2013 possa diventare veramente l'anno di svolta, al di là di tanti numeri e di tante espressioni di futuro che si possono avere. Io spero veramente che la città e la nazione intera possa stringersi insieme a un momento di difficoltà che ha bisogno di idee nuove, di nuovi spunti per superare un momento veramente così difficile. Sono tanti tutti i giorni insomma i gridi di speranza che vengono rivolti al Comune e penso anche alle altre istituzioni per quanto riguarda la casa e il lavoro. Speriamo che nell'anno prossimo si possano trovare soluzioni per alleviare le difficoltà di tutti. Grazie mille a tutti e grazie per veramente buon